se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi quel meteo abbiamo avuto qui. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e come detto non c'è neanche bisogno delle candele. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Partita già in corso di svolgimento. Pastore. La Roma è al momento la squadra più prolifica del campionato. Trova il compagno in buona posizione. La Roma al calcio di punizione. Direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Occasione da rete, De Rossi, e qui falliscono nuovamente una grande occasione. Hanno avuto diverse occasioni da gol, sono andati ripetutamente vicini, se insistono prima o poi la rete arriva. Darmian. La Roma è in un buon momento dal punto di vista offensivo, ha sempre segnato nelle ultime 5 partite. Deve buttare dentro un cross, la gioca all'indietro, ecco il tiro! E il portiere è riuscito a salvare. Probabilmente aveva mirato all'angolino, ma non è riuscito a metterla lì. Pastore. Palla a Zárate. C'è la palla lunga, in avanti. Da lì può concludere. El-Shaarawy. E la palla è entrata. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. El-Shaarawy. È bene notarlo. Ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Darmian. Il Parma arriva a questa partita dopo un risultato positivo, frutto della grande intelligenza tattica del proprio allenatore. Viene spesso accusato di testardaggine, ma ha dimostrato grande flessibilità e intelligenza, cambiando la strategia al momento giusto. E mette qui, deve tirare. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, va bene a provarci. De Rossi. Bruno Peres. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Pastore. Perotti. Spinazzola. Perotti. Cataldi con il fallo. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara.
Spinazzola. L'appoggia sulla fascia. Bruno Peres. Saraden. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Jacoponi. Scozzarella. Barilla. Caprari. Prova a spingere sulla sinistra. Può metterla in mezzo. La mette in mezzo. El Shaarawy. Sarabia. Pastore. Ecco Shaarawy. Perotti. E Shaarawy. La gioca in profondità. La Roma si porta avanti. Non poteva sperare in una partenza migliore. Il gol li pone sicuramente in una posizione di vantaggio. Ora però non devono commettere l'errore di pensare solo a gestire la partita, perché di qui alla fine c'è veramente ancora tanto tempo. Cerca l'uomo là davanti. Passaggio sulla destra. E Shaarawy. Perotti. Grande occasione. Posto. Grande parata di Radu. Allontana il pericolo. Barilla. Scodella in avanti. Errore qui, pallone sprecato. Spinazzola. La Roma ha regalato gol e spettacolo ai suoi tifosi fin dal fischio iniziale. De Rossi. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. E così siamo evidentemente sull'1-0. La mette in avanti. Barilla. Gagliolo. Gagliolo si guarda intorno. Jacoponi. E abbiamo già superato il 15°. Pastore. Perotti, autore di un assist oggi. Pastore. Non può sbagliare. El Shaarawy allarga il gioco sulle fasce. Crossa il pallone a centro area. Passaggio intercettato. Lungo passaggio in avanti. Barilla che ritorna nella forma. Non una situazione facile per lui. Ha dovuto commettere fallo. Gioca una palla lunga. Barilla. Cataldi. Scozzarella. Riceve il passaggio. De Rossi. Perotti. Juan Jesus. Smalling. Bruno Peres. Saraden. Inglese. Cerca di lanciare il compagno. Caprari. Ha spazio per affondare. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Da lì può crossare. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ecco Shaarawy. Cataldi con l'intercetto. Jacoponi.
Caramo. La gioca sulla destra. Inglese. Sarate. Prova a verticalizzare. El Shaarawy. E il tocco è verso il portiere. Il portiere la calcia lontano. Sulla destra. Palla che torna nella zona del portiere. Bruno Pérez. Palla a Sarate. Caprari. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Perotti. Pellegrini. De Rossi. Bruno Pérez. Ed ecco il cross. Un salvataggio molto efficace. Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Recupera palla con un ottimo intervento. El Shaarawy. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Inglese. Vede libero il compagno. Tenta la conclusione. Peccato, perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Troppa esitazione? Beh, difficile dirlo. Questa sicuramente la doveva sfruttare meglio. Pérez. Pellegrini. Palla di nuovo verso il centro. La Roma al calcio di punizione. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Palla verso il centro dell'area. Jacoponi. Scozzarella. Pallone lungo in verticale. Pellegrini. Inglese. E con questa la palla. La Roma al calcio di punizione. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Pellegrini, l'appoggia sulla fascia. Bel gesto tecnico. Prova il tiro. Conclusione angolatissima. Pozzarella. Decidono di giocarla all'indietro. 15 minuti alla fine della prima frazione. Pastore. Tocco preciso. Allarga il gioco a destra. Pastore. Caramo. Darmian.
ci mette il fisico e conquista il pallone. Controlla la palla e inizia ad accelerare. C'è un'opportunità. Grande parata di Radu. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Salta e colpisce di testa. Che parata! Certo, non un intervento di Rubin. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. E Sharawi. Perotti. Elegante. Prova il cross. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scozzarella. Inglese. Pastore. El Shaarawy filtra la palla in profondità. Ora Zárate. Zárate la mette in mezzo. Jacoponi. Pagliolo. Jacoponi. La Roma è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Palla a Cataldi. Scatta verso il pallone. Se ne va. Pellegrini. Mette il turbo. Pastore. Prova la conclusione. E sì, trova la rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Pellegrini, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Caprari. Bruno Peres. Perotti. Prova a giocarla in profondità. El Shaarawy. Pastore. Palla a Zárate. Zárate! Ha colpito molto bene il pallone qui. Bel tiro, tenuto basso, cosa che mette quasi sempre in difficoltà il portiere. Darmian. Entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Bella parata! Grande parata dell'estremo difensore. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene.
tiro. Può tentare la conclusione. Calcio di punizione per il Parma. Occhio al tiro. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Bruno Pérez. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Jacoponi. Scozzarella. Scodella in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cataldi prova la soluzione in fascia. Sulla fascia è libero. Cross di Darmian. Attenzione al tiro. La palla ha sfiorato il palo sulla destra. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Spinazzola. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Cataldi. Non c'è molto ancora da giocare, appena due minuti. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Ottimo intervento. Bruno Pérez. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Palla a Zárate. Primo tempo che finisce qui. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Col fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo. Perotti. Arriva Pastore. Zárate. Bruno Pérez. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Barilla. Cataldi. Difesa energica e decisa. Pastore. Prova il filtrante. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla a Zárate. Bruno Pérez. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Cataldi prova a innescare un'azione offensiva. Bruno Alves.
pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Inglese. A sinistra con il passaggio. Prova la giocata di Fino. È in posizione per il cross. E trova bene il compagno. Calcio di punizione per il Parma. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Bruno Alves. Che meraviglia, che splendido! Una giocata perfetta! Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol! Un'esecuzione perfetta! Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Bruno Alves, con questa rete, ha aperto il conto dei gol per questa stagione. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Bruno Alves ha fatto buona guardia. Darmian. Cataldi. Caramò. E passa. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Mi prova a salire in aria. È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Ora Zárate. C'è il cross. Volo d'angelo. Allontana il pallone. Pastore. Perotti. Vede la porta. Occasione per Esciaraui. Caramò. Pallone lungo in verticale. Cataldi. Bruno Alves. Darmian. Lungo passaggio in avanti. Calcio di punizione per il Parma. Pozzarella. Spinazzola. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Cervinho. Barilla. Zárate. Provano a ripartire da dietro. Juan Jesus. Spinazzola. Pellegrini, Scozzarella, riconquista la palla. Caramò riceve un pallone interessante, allarga il gioco. Cataldi. Darmian.
spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Pastore sulla destra, ora Zárate. Continua ad avanzare verso l'area, l'avversario ha avuto la meglio. Vegliolo riesce a rubargli il pallone. Si libera la grande, Inglese. Il Parma ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Infatti. Pastore, ecco il Sharawi. Perotti, ottima pressione la sua, palla recuperata. Cross di Perotti. Cataldi, autore dell'assist che ha portato il vantaggio nella scorsa partita. Cataldi scatta verso il pallone. Occhio a cross. Perotti. Ecco il Sharawi. Passaggio sulla destra. Vagliolo, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Vagliolo, c'è la palla lunga, in avanti. Gervinho, bella azione sulla corsia di sinistra. Ottimo dribbling, può crossare in area. Ci mette il fisico e conquista il pallone. De Rossi recupera un pallone importante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Ottima discesa sulla destra. Pastore. Cataldi. Mostrano un buon controllo del gioco. Perotti prova a salire sulla fascia sinistra. Palla di nuovo sotto il loro controllo. La gioca sulla destra. Ora Zárate. El Sharawi può calciare. Perotti. De Rossi. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Kuzka. Numero. Kuzka. Vuole il lancio filtrante. Darmian. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. De Rossi. Partita che potrebbe essere una svolta. Sì, ma sono ancora in vantaggio, non devono farsi prendere dal panico. Gervinho. Barilla. Perotti. Si ferma qui la manovra. Inglese, palla che filtra per Gervinho. Zárate. Scozzarella. Inglese, possibilità di tiro.
Bruno Pérez. Pastore. Ecco il Sharawi sulla fascia in profondità. Palla allontanata senza troppi complimenti. Palla in avanti verso il compagno. Questo errore potrebbe essergli fatale. Pallone rasoterra in aria. Gioca una palla lunga. Perotti. Smalling. Pastore. Manca solo un quarto d'ora alla fine. Decide di sfruttare la fascia. Ora Zárate. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Cerca l'uomo là davanti. Barilla. Gervinho. Bruno Pérez. Di forza. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Pastore. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. La gioca a sinistra. Ottimo il fraseggio. Cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Barilla prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Caramo. Scodella in avanti. Ecco il Sharawi. Decidono di giocarla all'indietro. Bruno Pérez. Palla a Zárate. Pallone lungo in verticale. Riceve la palla. Palla filtrata per Pastore. La appoggia sulla fascia. Una buona palla, spazio per cercare il barco. Cerca il tiro. Grande parata su una palla insidiosa. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Lungo passaggio in avanti. Caramo tenta la fonda sulla destra. Darmian cerca la profondità. Bell'anticipo, pericolo sventato. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Perotti si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Contrasto molto deciso. Kuzka è l'autore del fallo. Juan Jesus. De Rossi. La palla viene rigiocata verso l'interno. Ha spazio sulla fascia. Mette in mezzo il traversone. Pastore! Salva la sua porta. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole.
E sulla palla i compagni aspettano il traversone. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. El Shaarawy. Palla in mezzo. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Palla a Zárate. Qualche istante sarà tutto finito. Cross verso il centro dell'area. E la difesa non si fa cogliere impreparata. De Rossi. Bruno Pérez. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Tocca con la testa. Gol, non sbaglia. Un cross perfetto, non poteva sbagliare. C'era scritto basta spingere. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Zárate. Ecco il Shaarawy. Agliolo. Prova a verticalizzare. Palla a Zárate. Può andare in rete. Pallone in profondità per Zárate. Sulla fascia. Ci mette la testa. Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Kuzka. Jacoponi. Barilla. Provano a ripartire da dietro. Il Parma non riesce a trovare Varchi nonostante il possesso prolungato. Zárate. El Shaarawy. E no, niente, è finito in fuorigioco. Iolo. Scozzarella. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. El Shaarawy. Allarga il gioco a destra. Palla a Zárate. Può crossare. Zárate la mette in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E l'arbitro dice che può bastare. Il risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi, Luca? È vero che ha